Quest'anno ricorre il 25esimo anniversario della nascita dell'Ecomuseo del litorale romano, eppure i festeggiamenti sono ben lontani. Nel museo di Ostia Antica sono già state sospese le visite e se la situazione rimarrà la stessa, corrono un serio rischio anche gli archivi documentali. Più di 25 anni fa si è cominciato a progettare questo ecomuseo, quindi è un museo privato, ma che è stato poi riconosciuto con la legge regionale del 97 come ecomuseo della Regione Lazio. Soltanto che in tutti questi primi anni di attività del museo, che ovviamente è un'attività economicamente passiva per la cooperativa, c'è stato, diciamo, un sostegno sia da parte della regione che dal comune che dal municipio per le varie attività o per gli allestimenti museali. Negli ultimi anni purtroppo invece succede che con la sospensione delle attività delle leggi regionali, una legge che prevedeva proprio provvidenze per gli ecomusei è stata approvata nel 2017, ma in realtà non è attiva. E con la mancanza di presenza e di intervento da parte del municipio e soprattutto del comune di Roma, l'Ecomuseo si è trovato in grosse difficoltà economiche. Il Consiglio di amministrazione della cooperativa ha dovuto decidere di prendere un primo provvedimento per eliminare, diciamo, questi costi eccessivi, cioè la sospensione adesso dell'attività di base, che è quella di visita per il pubblico e per le scuole. E questo da adesso, e non so per quanto tempo, proseguirà solo l'attività del secondo polo museale, che è quello di Maccarese, e le manifestazioni eccezionali come quelle di novembre per l'anniversario della bonifica. Insomma, nel silenzio delle amministrazioni, la storia del nostro territorio rischia di andare perduta. Non solo mi piange il cuore, veramente piango tutta me stessa perché pensando a tutti gli antenati che sono venuti qui a sacrificarsi, a lavorare, a morire. E poi che tutto finisce così, guarda, è un dolore veramente inconcepibile, cioè non si può descrivere. L'Ecomuseo è un patrimonio di questo territorio che andrebbe tramandato alle generazioni future, perché l'Ecomuseo comunque tuttora svolge delle attività con le scuole, come documentazione sui cambiamenti sociologici, antropologici di questo territorio ecco, che in caso di chiusura andrebbero persi. L'appello che già negli anni scorsi è stato fatto da parte nostra è quello appunto che gli enti, magari mettendosi anche insieme, in filiera, quindi parliamo degli enti pubblici Regione Lazio, Comune di Roma, Municipio X, possano dare un sostegno in diverse forme, perché la Regione ha i suoi codici, diciamo, il Comune ha altre sue prerogative per sostenere appunto l'attività ecomuseale. Un appello, quello di Paolo Isaia, che speriamo venga accolto al più presto.